Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Dopo questa presentazione meravigliosa abbiamo il piacere questa mattina di avere con noi ospite a Blu Radio, al nostro Buongiorno in Blu, Gino Paoli. Ciao Gino, buongiorno, ben trovato a Blu Radio. Grazie, grazie. Allora Gino, torni in tour con il Gino Paoli Tour 2012 Live. Com'è nato questo nuovo progetto? E noi vogliamo insomma anche sapere questa voglia sempre che tu hai di presentarti ai tuoi fan. È un grande progetto. Ma il discorso è semplicemente che uno ha bisogno di avere un rapporto col pubblico. È una cosa che non è un appuntamento che devi prendere sempre, perché se non c'è questo rapporto le cose non è più quel mestiere straordinario che io faccio. È straordinario proprio perché c'è questo rapporto col pubblico. Se non c'è rapporto col pubblico non sarei mai uno di quelli che incide il disco e buonanotte, non lo so mai stato e non credo che lo sarò mai. Ecco, puoi anticiparci magari quale sarà un po' la scaletta di questi live, quali canzoni proporrai, insomma il tuo grande repertorio, ce n'è veramente un'infinità, punterai sui grandi successi? Ma un po' di tutto, perché in fondo quando fai un spettacolo devi assolutamente metterci dentro i grandi successi, perché sennò la gente se li aspetta, ma poi fai una sorta di panorama di tutto quello che hai fatto dall'ultima alla prima, insomma, più o meno. Però perché se dovessi farle tutte dovrei star lì 3-4 giorni, perché dopo credo proprio di sì. Ne ho scritte parecchie di canzoni, insomma, anche se non ne ho scritte tante, perché io non ho avuto una grande produzione, ma insomma, però sono tanti anni, quindi anche se non ho mai esagerato nello scrivere, non ho mai fatto il famoso long play ogni anno, non l'ho mai fatto, quindi in fondo non ho scritto tanto, però insomma 200-300 canzoni sì, credo ci sono da ascoltare assolutamente. Ecco, una domanda che ti vorremmo fare, perché tu riesci sempre a rinnovarti di generazione in generazione, questo non lo dico io ma lo dicono tutti i tuoi fan eccetera, e lo dimostrano soprattutto i tuoi anni di carriera, ma come fai ad essere sempre così al passo con i tempi, sempre così innovativo? In fondo è vivere il tuo tempo, quindi è chiaro che quello che scrivi deve essere lo specchio di quello che succede, di quello che senti, e quello che senti naturalmente senti il polso della gente, di quello che è il costume della gente. È chiaro che tutto cambia ogni anno, ma addirittura ogni giorno cambia tutto, e ogni volta questa consideri la realtà per quella che è. Naturalmente alla realtà devi accoppiare il punto di vista da cui la guardi. Il punto di vista da cui la guardi può essere sempre lo stesso, perlomeno basato sulle stessi valori, sugli stessi principi, ma la realtà cambia continuamente, quindi praticamente hai sempre una considerazione da fare che è diversa da quella dell'anno prima o addirittura del giorno prima. Ecco, un'altra domanda. Tu nelle tue canzoni molto spesso hai raccontato delle storie. Pensi che faccia bene anche tutt'oggi, soprattutto nelle varie situazioni in cui siamo, alla gente sentire proprio raccontare in musica queste storie? Dipende le storie, che razza di plafond hanno, che base hanno. La storia è sempre una subrealtà, non è una realtà vera, è qualche cosa che dentro delle metafore nella storia, e quindi la storia è una cosa a cui ognuno aggancia quello che è il suo pensiero e la adatta a se stesso. Però la storia può essere uno stimolo per pensare, secondo me. Comunque sia, è in fondo il principio su cui si basano le favole dei bambini. Le favole dei bambini sono quello che sono una storia magari brutta, una storia orrenda, perché io per esempio quando ero piccolo le storie che mi raccontavano, le favole, le odiavo, perché erano sempre spaventose.
però ci sono anche storie bellissime come quelle di Calvino. Quelle di Calvino, ci sono storie di Munari eccetera, ci sono che sono bellissime invece che sono, non hanno questo aspetto macabro che avevano le storie di una volta, quelle di Grimm o cose del genere, la strega, i bambini cotti, questa cosa qua è una cosa che io non ho mai amato, neanche Pinocchio che finisce dentro la balena, oddio, ci credo. Con quelle cose che un bambino in fondo secondo me sarebbe meglio non sentisse, però la favola del bambino è in fondo sempre una maniera per farlo pensare, certo, per pensare nella sua maniera, per dargli un aspetto che possa essere poi sviluppato nel cervello. E questo vale per le storie anche per adulti, uguale, insomma, in fondo. Assolutamente. Noi volevamo farti un'altra domanda, perché comunque, insomma, tu hai tanti anni di carriera alle spalle, sei sempre rimasto affezionato al tuo pubblico, ai tuoi fan, hai pubblicato tantissimo, non sei mai scomparso, e vorremmo sapere da te una tua opinione sulla musica di oggi, appena finito anche il Festival di Sanremo, con vincitrice una giovane, insomma, cantante italiana. Cosa pensi, come trovi la musica di oggi? La musica di oggi è una musica televisiva, non è più una musica fatta per essere musica, ma è una musica televisiva, non so come altro definirla. La televisione è diventata il riferimento anche per la musica, cosa che io non cioè in qualche maniera non apprezzo. A me, per me la musica riempie già la mia mente senza bisogno dell'immagine. Invece oggi la musica è legata all'immagine, soprattutto all'immagine televisiva, quindi in qualche maniera, cioè comunque non è né un giudizio né un giudizio favorevole o sfavorevole, no, certo, è semplicemente una constatazione. Cioè se un ragazzo va 20 volte in televisione, più o meno sarà una canzone che sentirai che naturalmente il video eccetera. Se invece uno non scrive magari una meravigliosa canzone ma non va in televisione, è molto difficile che questa canzone arrivi. Quindi in fondo è ecco, niente, la questione è semplicemente la canzone è diventata un fatto televisivo, ecco, questa è la constatazione, insomma. Tu sarai in concerto a Milano con questo grande concerto con Gino Paoli Live 2012. Quali sono i tuoi prossimi progetti futuri, insomma, che hai, a parte adesso girare con questo nuovo live? Ma a parte quello ho un altro circuito, che è quello del jazz, perché siamo già 5-6 anni che ci incontriamo con quattro musicisti jazz bravissimi, il massimo che c'è praticamente, cioè Roberto Gatto alla batteria, Bonaccorsi al basso, Danilo Re al pianoforte e Boltro alla tromba e io al canto, e questo incontro lo facciamo tutte le volte che siamo liberi tutti, insomma, in poche parole, quando siamo liberi da altri impegni ci incontriamo e facciamo questi concerti. Concerti che ormai sono diventati un bel po', perché in 5-6 abbiamo fatto più di 200, non lo so quanti sono. E questa è una. Poi con Danilo abbiamo progettato alcune cose, abbiamo fatto un concerto a San Carlo di Napoli, io e lui, io su canzoni napoletane, è stata una cosa molto bella. E poi vabbè, poi abbiamo la Spagna, in Spagna abbiamo cominciato un lavoro con la Spagna, dovremmo andare a fare dei concerti anche lì, e insomma un po' di cose che io non so come farò a farle tutte, insomma. Non ti fermi mai, non hai intenzione di fermarti per i prossimi 50 anni? Per la verità ho molto voglia di fermarmi e pazientare, magari riposarmi un po', però non succede mai. Tutte le volte che voglio fermarmi, cioè, succede qualcosa perché non riesco a farlo. C'è sempre qualche altro progetto. Gino, noi ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità, per averci veramente raccontato un sacco di cose. Ti seguiremo sicuramente molto da vicino anche in questo tuo live. Ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Blu Radio. Beh sì, certo, un saluto a tutti gli amici di Blu Radio e... Grazie mille ancora, un grosso saluto, ciao Gino, buona giornata. Ciao, grazie. Grazie. Ciao.